Diciamo di sì, perché come ci eravamo detti all'inizio del campionato, il Foiano sperava di fare qualcosa di importante nel settore giovanile. Se ti ricordi e ci ricordiamo, ci siamo detti all'inizio che c'era tanta voglia di fare bene, di impostare un settore giovanile che potesse dare delle grosse soddisfazioni alla società e soprattutto ai ragazzi. Fortunatamente, non per fortuna. A volte serve anche la fortuna, ma soprattutto con il lavoro e con umiltà questi ragazzi sono riusciti a raggiungere un obiettivo molto ma molto importante, che a Foiano erano più di 30 anni che mancava questo campionato regionale dei giovanissimi. È stata una bella cavalcata. Sì, è stata una cavalcata bella, lunga, che ancora non è finita perché manca ancora l'ultima partita che avremo in casa dove questi figlioli giocheranno l'ultima partita nello Stadio dei Pini e la concluderemo con il Tegoleto. Voglio ricordare che questa squadra in questo momento è imbattuta, ha fatto oltre 85 gol e ne ha subiti solo 6-7. È imbattuta, è partita dalla prima giornata di campionato e sta continuando in questa marcia per arrivare alla fine di questo benedetto girone, cercando ormai l'unico obiettivo è quello di finire imbattuti. Qualcosa che ti dà orgoglio, perché Molto. premia il lavoro della società, il lavoro di tutti, però anche il tuo, insomma. Allora, questi obiettivi si raggiungono quando c'è un'unione di intenti. L'unione di intenti è questo: i ragazzi, l'allenatore, il direttore sportivo, i dirigenti e la società. Perché tutto questo viene sviluppato perché c'è una società che condivide un progetto. Perché se noi non avevamo una società dietro che condivideva questo progetto, sicuramente non saremmo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Io a volte lo riconosco, sono stato un po' duro con questi ragazzi, però ho cercato di fargli capire che per raggiungere gli obiettivi bisogna sacrificarsi e bisogna non lasciare niente al caso. Io ho cercato di trasmettere questo, magari in certi frangenti non sarò rimasto troppo simpatico, però io credo che in questo momento questi ragazzi si stanno godendo un'impresa davvero davvero importante. Se la ricorderanno per tutta la vita questa vittoria, perché Sì. Certo, questi sono obiettivi che rimangono. perché poi, come dire, vincere è bello in tutte le categorie, insomma. Certo. E immagino che per voi questo è un nuovo punto di partenza. Deve essere un nuovo punto di partenza nel programmare. In questo momento anche gli allievi, i 2006, sono a pari merito in testa alla classifica. In questo momento. Da domani l'altro, dalla prossima settimana non lo sappiamo, però in questo momento sono primi in classifica. Evidentemente il lavoro di questa società sta iniziando a dare dei frutti importanti. Questi sono i risultati. Stiamo cercando di creare qualcosa di veramente importante. Se ti ricordi, all'inizio ti ho detto, qui probabilmente potremo fare delle buonissime cose perché ci sono le strutture e perché c'è la voglia di fare bene. E poi c'è un progetto dietro, c'è un progetto di costruzione di un settore giovanile importante. Grazie Piero, buon lavoro. Grazie a te e grazie a tutti.